Neve in Val di Vara e in Val di Magra e temperature in calo in tutta la provincia. Dimezzare i tempi di visita per ridurre le liste di attesa in ospedale. I sindacati critici sulla proposta dei vertici ASL 5. 46 milioni di euro dalla difesa per la bonifica degli arsenali. Per quello spezzino si prospetta un significativo piano di intervento. La moda spezzina dell'Ottocento fatta rivivere in una sfilata dagli studenti dell'Einaudi Chiodo. 500 presepi da tutto il mondo in mostra al Museo Diocesano di Brugnato. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione del TLS Giornale. È arrivato l'inverno sull'Italia con temperature in calo e gelate diffuse in tutto il nord Italia. Nella nostra provincia neve sulle alture della Val di Vara e della Val di Magra. La temperatura più bassa si è registrata a Suvero con 3 gradi sotto lo zero. Particolarmente suggestive le Apuane innevate che si stagliano sul Golfo. Per contrastare le lunghe attese in ospedale, i medici hanno ricevuto una comunicazione dai vertici aziendali con l'indicazione di ridurre i tempi di visita ambulatoriale da 30 a 15 minuti. CGIL e CISL e UIL commentano la notizia citando il famoso film Il medico della mutua, in cui Alberto Sordi interpretava il dottor Tersilli, ossessionato dai tempi di visita per avere più mutuati. Sergio Diofili. I medici spezzini che operano all'interno dell'ASL 5 hanno ricevuto dai vertici aziendali una comunicazione sulle modifiche ai tempi di visita ambulatoriale che passano da 30 a 15 minuti e all'aumento delle disponibilità di overbook, ovvero di prenotazioni in numero superiore ai posti disponibili per alcune categorie di assistiti per far fronte alle lunghe liste di attesa, alla percentuale di pazienti che non si presentano e ai costi che l'azienda deve affrontare per questi motivi. Verrebbe da ridere se la situazione non fosse così drammatica. Il piano per abbattere le liste di attesa che propone la dottoressa Troiano sembra essere quello del film di Alberto Sordi, Il medico della mutua, in cui il famigerato dottor Tersilli era ossessionato dai tempi di visita per avere più mutuati. Così CGIL e CISL e UIL commentano la notizia pubblicata questa mattina dal Secolo XIX. Dimezzare i tempi di una visita, proseguono i sindacati, è un'affermazione priva di ogni fondamento scientifico e di visione organizzativa. Ogni paziente fa storia a sé e non si possono certo imputare ai pazienti stessi responsabilità dei malfunzionamenti della nostra ASL, che invece dipendono da carenze di personale, carenze strutturali e incapacità gestionale dei vertici. Inoltre, per risolvere il problema dei pazienti che non si presentano, la pratica dell'overbooking deve diventare prassi consolidata e costante in modo tale da evitare buchi. E poi, proseguono i sindacati, bisogna istituire gli accessi programmati dei malati cronici che alla Spezia sono migliaia e che adesso sono abbandonati a se stessi, in modo tale da creare percorsi di presa in carico reali del paziente ed evitare gli intasamenti per visite ed esami. Nella gestione della sanità servono competenze ed organizzazione, non improvvisazione. Normative che prevedono tempi certi a partire dall'assegnazione di priorità del medico curante e la possibilità del paziente, qualora il tempo di attesa non fosse rispettato, di ricorrere a strutture convenzionate e intramenia senza aggravio di costi, concludono i sindacati. Una buona notizia quella che è arrivata dalla Commissione Bilancio del Senato, che nella maratona notturna ha approvato un importante stanziamento per le bonifiche dei siti degli arsenali militari. A dichiararlo l'onorevole Andrea Orlando, vicepresidente, vice segretario del Partito Democratico, dopo l'approvazione del subemendamento che istituisce uno stanziamento ad hoc dalla difesa per gli interventi di bonifica con un finanziamento pari a 46 milioni di euro per il periodo 2020-2023. Penso in particolare, conclude l'onorevole Orlando, al positivo impatto che questo provvedimento avrà sull'arsenale di La Spezia, dove sarà possibile avviare un significativo piano di intervento. La professionalità femminile nella realtà penitenziaria. Si è parlato di questo nel convegno organizzato da Soroptimist questo pomeriggio nel Salone della Provincia. Ginevra Masciullo e Davide Marina. Un incontro tutto al femminile, quello promosso dal Soroptimist Club,
che quest'anno ha deciso di raccontare le donne che occupano posizioni dirigenziali nella struttura carceraria della Spezia. Siamo un'associazione femminile che ha sempre portato avanti i valori femminili dell'emancipazione, dell'eguaglianza, ma che non può non guardare con impegno e interesse alla realtà dei diritti anche dei più deboli e delle fasce sociali più carenti. E questa sera abbiamo pensato di incontrare queste tre donne eccellenti che lavorano in un mondo difficile. Un mondo molto particolare è quello del carcere, il carcere di Spezia, che si trova oltretutto in una situazione decisamente unica, ad avere tre persone che occupano posti dirigenziali, tutte e tre donne. E quindi perché non sentire dalla loro voce che cosa significa essere donna in un mondo molto difficile, molto delicato, molto particolare, com'è quello che è la realtà carceraria? E quindi stasera sentiremo attraverso le loro testimonianze che cosa significa proprio lavorare in un carcere, per quali motivi hanno scelto questo tipo di lavoro e che cosa li ha spinte soprattutto e continuano ad essere sempre entusiaste del loro lavoro. Il carcere è un ambiente difficile dove i rapporti umani sono essenziali ma estremamente delicati. Una quotidianità che mette a dura prova coloro che vi lavorano. È un mestiere sicuramente faticoso perché pone a contatto il dirigente, ma comunque tutto il personale di una struttura, con una realtà molto complessa che è quella della devianza e della delinquenza, ma anche dell'emarginazione sociale. Quindi diciamo in linea di massima il confronto con una realtà di questo tipo crea sempre problemi personali, no? Ci pone un po'... se vogliamo, di fronte a quello che un po' la società non vuole vedere. Quindi la difficoltà è trovare un sistema ovviamente legale, un sistema che possa da una parte consentire il mantenimento della sicurezza, quindi quello che è il nostro compito istituzionale, e dall'altra però dare una speranza alle persone di potersi poi reinserire all'interno della collettività quando lo meritano. E proprio questa mattina una rappresentanza del Consiglio Comunale della Spezia, capitanata dal Presidente Giulio Guerri, si è recata in visita istituzionale al carcere di Villandreino. Nel corso della visita hanno incontrato un gruppo di agenti ed operatori della struttura con i quali, unitamente al tradizionale scambio degli auguri natalizi, è stato fatto il punto della situazione in ordine alle problematiche della vita carceraria e alle possibili prospettive di sviluppo di nuove sinergie fra le istituzioni, il mondo associativo e la realtà della casa circondariale. Dagli abiti popolari e contadini a quelli fastosi e ricercati della contessa di Castiglione. Gli abiti della Spezia dell'Ottocento sono stati fatti rivivere dalla creatività e dalla perizia degli studenti dell'Istituto Einaudi Chiodo. Ginevra Masciullo e Raffaele Maulella. Un'iniziativa dell'Istituto Einaudi Chiodo che dà la possibilità ai ragazzi di mostrare quello che fanno nella loro, diciamo, nel loro percorso di studi. Di che cosa si tratta? Sì, hai proprio ragione, nel senso che i ragazzi praticano e frequentano una scuola del fare, dove si imparano a fare delle cose, si impara a fare delle cose, si costruiscono processi di apprendimento legati a applicazione, insomma. E qui, in questo caso, noi raccontiamo come era Spezia nell'Ottocento. Lo raccontiamo con gli strumenti che ci sono propri, stiamo parlando in particolare del corso di moda, ma non solo, delle Einaudi Chiodo, e i ragazzi vestiranno gli abiti e si faranno aiutare in questo percorso da uno storico, da Gino Ragnetti, e ci sarà una colonna sonora ad opera del Conservatorio Musicale. C'è anche il Museo Etnografico che ha dato un grosso contributo e anche uno stilista che ha come dire, aiutato i nostri ragazzi a produrre tutto quello che sono riusciti a fare. Mi sembra che sia un buon lavoro. Indossa un abito bordeaux, composto da gonna ampia a due strati e corpetto modellato con spalle scende. Siamo qua con l'artista realizzatrice e stilista di questi magnifici vestiti. Quanto ci è voluto più o meno realizzarli? Qualche cenno storico e insomma raccontaci com'è stato. Abbiamo iniziato da novembre al Museo Etnografico andando a vedere i vestiti, facendoci raccontare la storia per poterli realizzare ancora meglio.
I materiali usati sono principalmente il velluto, il lino, il jeans, tutte cose che venivano usate sia dalle classi più alte che più basse, e abbiamo realizzato gli abiti da festa di Sarzana, di Spezia e l'abito della Contessa di Castiglione, sia nella giovane età, nel matrimonio, nella vecchiaia e nella sua bellezza, nella sua età di bellezza. C'è un modello che ti è piaciuto di più degli altri? Certo. Allora, il modello è quello nell'età adulta della Contessa, che è fatto in velluto marrone, e ci abbiamo messo 4 mesi più o meno a realizzarlo, però i risultati si sono visti. Una mostra con oltre 500 presepi provenienti da ogni angolo della terra, dal Perù all'Iran, dall'India sino alle regioni italiane. Sarà inaugurata questo sabato al Museo Diocesano di Brugnato. La mostra ha anche un'importante finalità benefica. Laura Ivani e Davide Morina. Una collezione di 500 presepi provenienti da tutto il mondo. Una passione che è nata come e quali sono i pezzi più interessanti o curiosi che sono esposti e saranno esposti qui a Brugnato? Come tutte le collezioni, penso che tutto nasca per caso. Quindi tutto è partito 40 anni fa durante un viaggio in Israele, e quindi dove a Betlemme è stato quasi d'obbligo l'acquisto di un presepe. Da lì sono passati tanti anni, e quindi durante i miei viaggi io ho continuato a cercare un qualcosa di particolare. A questo si è aggiunto anche l'aiuto di tanti amici che, conoscendo la mia passione, mi pensavano nei loro viaggi o nei loro giri anche nei mercati locali, e quindi mi hanno portato in regalo anche molti pezzi. Presepi, lo dicevamo, provenienti da tutto il mondo, con tantissimi materiali di tante forme e misure diverse. Ce ne sono alcuni molto significativi, ricordiamo quello legato all'alluvione o quello legato a Lampedusa. Sì, sono due pezzi particolari. Uno è stato acquistato nell'isola di Lampedusa ed è, secondo me, molto significativo, perché è un presepe che, al posto della grotta, ha la porta d'Europa. Il bambino è in un barcone, adagiato nel fondo di un barcone. Rigorosamente i personaggi, la Madonna, San Giuseppe e il bambino, hanno la pelle scura, e al posto del bue e dell'asinello ci sono gli animali simbolo dell'isola, che sono la tartaruga e il gabbiano. Il presepe alluvionato, come l'ho definito io, è un pezzo particolare che mi è stato donato nel corso della sfortunata situazione del 25 ottobre del 2011, quando un abitante di Borghetto ha ritrovato nel fango un presepe di latta e me l'ha donato, sapendo la mia passione. Ci sono tante altre curiosità che però invitiamo appunto a scoprire a partire da sabato, questo sabato 14 dicembre, dalle 16, quando ci sarà l'inaugurazione al Museo Diocesano di Brugnato, con questa mostra che sarà visitabile per alcuni mesi. Sì, fino al 2 febbraio. Ed ora la cronaca, perché un blitz interforze in centro città alla Spezia ha posto sotto la lente di ingrandimento i mini market etnici della città. Fra i 13 esercizi pubblici controllati, 6 presentavano irregolarità e sono stati multati. Sono state elevate sanzioni per oltre 10.000 euro. Don Gandolfo e gli scout Lericini. Nei mesi scorsi anche alla Spezia è stato proiettato il film Aquile e Randagie di Gianni Aureli, la storia vera di alcuni gruppi di scout cattolici che, dopo lo scioglimento forzato dei gruppi a causa del fascismo, a fine degli anni 20 avevano proseguito in modo clandestino le attività. Qualcosa di analogo, di simile, tra il 1943 e il 1944 avvenne anche a Lerici, per iniziativa dell'allora parroco Don Emilio Gandolfo. Italo Lunghi e Raffaele Molella. Venerdì e sabato prossimo due belle iniziative promosse dalla Società Marittima di Mutuo Soccorso. Di che cosa si tratta? Allora, si tratta del ricordo degli scout clandestini che non si arresero durante gli anni del fascismo e della guerra.
naturalmente il gruppo più famoso furono le Aquile Randagie, che operarono nel nord Italia, quindi in Lombardia, però c'è anche un gruppo di una storia poco conosciuta, di un gruppo clandestino, l'Ericino, che negli anni del 43-44 continuò a portare avanti l'ideologia dello scautismo, che era stato vietato appunto con regio decreto del 9 aprile del 1928. La loro guida era appunto Don Emilio Gandolfo. Questo gruppo, formato da ragazzi non grandi, perché diciamo che avevano più o meno, più grandi, 15-16 anni, però era un gruppo segreto formato da una decina di persone, con la condivisione, oltre che naturalmente, di Don Gandolfo, anche del parroco di Lirecita loro, Don Costantino Fagioni. È una storia importante perché effettivamente riporta avanti questo spirito scout che il fascismo aveva cercato appunto di bloccare. Venerdì sera il film alle 20:45 al Teatro Astoria, e sabato il convegno dove si rientrerà nel merito, certo, proprio della questione. Allora, l'organizzazione della Società Marittima di Mutuo Soccorso, abbiamo avuto il patrocinio del Comitato Unitario della Resistenza di Spezia, del MASCI e del gruppo Lerici 1 della GESCI Lericino. I relatori, oltre al sottoscritto che parlerà appunto specificatamente del gruppo, ci sarà Egidio che parla di Don Gandolfo, Massimiliano Costa che è il presidente del MASCI nazionale che parlerà appunto delle Aquile Randagie, e Giorgio Pagano del sacerdoti nella resistenza, del contributo che appunto hanno dato i sacerdoti nella resistenza. Penso che sia un fatto importante per Lerici, ma anche a livello nazionale. Centrale Enel, biodigestore, inquinamento nel Golfo. Di tutto questo si è parlato in un incontro promosso da Spezia Dinamica, associazione composta da giovani, alla sua seconda iniziativa pubblica. Ginevra Masciullo e Davide Morina. Il tema dell'incontro di oggi sarà l'ambiente. Quali sono le idee di Spezia Dinamica a proposito di questo tema? Noi proponiamo per il futuro una città, una provincia e un territorio che deve essere sensibile all'ambiente. Abbiamo delle criticità ambientali come il gasificatore, il masterplan, l'aria Enel, il porto e l'inquinamento, quindi tematiche che vanno a toccare il futuro dei giovani, e i giovani generalmente negli ultimi anni non possono stare indifferenti, quindi per noi diciamo va bene la tecnologia, va bene lo sviluppo del territorio, ma nel rispetto dell'ambiente e soprattutto della salute dei cittadini. Questo incontro sull'ambiente cosa significa per Legambiente? È molto importante perché ci permette di fare il punto sulle principali questioni ambientali della nostra città e anche provincia, perché abbiamo da affrontare anche la questione del biodigestore. Sicuramente le questioni legate alla centrale Enel, alla questione dei rifiuti e altre questioni che affronteremo sono importantissime anche per quello che riguarda il futuro della nostra città. Non dimentichiamoci che attorno alla centrale Enel c'è un dibattito su cosa fare di quelle aree una volta che la centrale verrà dismessa nel 2021, come sembra, anche se non mancano diciamo episodi che fanno pensare che l'Enel potrebbe prorogare a oltre il 2021 questo loro intendimento. Ci auguriamo naturalmente di no, che appunto col 2021 si cessi definitivamente con il carbone nella nostra città. Ci sono spazi immensi, l'Enel propone una centrale a gas che occuperebbe una parte di quegli spazi. Secondo noi non è una proposta accettabile perché si continua con le fonti fossili, il metano, il gas è una fonte fossile anche se è sicuramente meno inquinante del carbone, però il problema vero è cosa fare in quelle aree, e quindi energie rinnovabili, energie innovative, industrie innovative che possano permettere di guardare veramente al futuro per questa città. Qual è la vostra posizione? Quali saranno i temi importanti per voi? Sì, allora sono i temi praticamente proposti a livello europeo, tra cui green economy, abbassamento della soglia dell'energia prodotta dai carbon fossili, tutto ciò che riguarda praticamente la salvaguardia del nostro pianeta in virtù degli accordi di Parigi. Quali sono le vostre prossime iniziative? Penso che sostanzialmente per l'ambiente dovremo lavorare molto con un rapporto
di biunicità tra lavoro sociale, quindi con i ragazzi, lavorare molto con i ragazzi, con la socialità, con l'empatia, con il gruppo e soprattutto riversare questo rapporto sociale sull'ambiente, quindi sulle operazioni che facciamo noi appunto di pulizia collettiva, ovvero coinvolgere tanti ragazzi assieme in una giornata per farli divertire, farli in qualche modo, far sì che riescano in qualche modo a capire con le proprie mani cosa voglia dire pulire, cosa voglia dire valorizzare l'ambiente e cosa voglia dire mantenerlo tale. Passeremo anche per la Valdimaga a parlare di gestore, potremo dragaggio. Domani ricorre Santa Lucia, patrona della vista e di coloro che ne soffrono. E sabato prossimo, dopodomani, in Sala Dante, proprio per festeggiare Santa Lucia, la sezione spezzina dell'Unione Italiana Ciechi mette in scena un concerto benefico, L'arte oltre il buio. Vediamo il servizio, le immagini sono di Sergio Diofili. Sabato pomeriggio in Sala Dante torna il Premio Santa Lucia, quinta edizione, L'arte oltre il buio. Il Premio Santa Lucia è una manifestazione di beneficenza per l'Unione Italiana Ciechi di La Spezia, che mi ha delegato alla direzione artistica di un concerto dove partecipano artisti locali come il duo acustico Artemisia e il cantautore Marco Razzano e anche elementi fondamentali di associazioni locali come Moto Contrario di Chiara Kilgren, Musicando di Davide Miccoli, la compagnia teatrale Gli Inediti di Gianluca Rizzo e anche alcuni ospiti come il professor Alessandro Bertirotti e ovviamente i miei studenti del laboratorio musicale. Un evento che servirà per finanziare importanti attività di prevenzione contro la cecità. Esatto, trattandosi di un evento di beneficenza si potranno acquistare delle calze della Befana al costo di soli 10 euro e il ricavato aiuterà lo IAPB di La Spezia a svolgere attività di prevenzione alla cecità non solo per bambini nelle scuole elementari ma anche per i più adulti. Vi aspettiamo quindi numerosi sabato 14 dicembre in Sala Dante alle ore 17, l'ingresso è libero. Confcommercio ha donato ieri mattina 120 libri, una piccola biblioteca, ai bimbi di Padre Dionisio. Selene Ricco. 120 libri per bambini andranno a riempire gli scaffali della comunità Il Sorriso Francescano. Questa mattina è avvenuta la donazione della bibliotechina da parte di Confcommercio. Un'iniziativa a cui teniamo fortemente per un duplice scopo. Uno perché questa organizzazione di Padre Dionisio ha veramente bisogno di sostegno e noi siamo qui non solo per testimoniarlo con la donazione di questi libri, ma anche per evidenziarlo. E due, per la memoria di Tonino Parmigiani, il nostro vicepresidente indimenticabile, che era sempre attentissimo alle problematiche dei minori, alle problematiche dei bambini. Quindi questo doppio scopo sotto Natale per noi ha un senso forte. I libri sono stati consegnati nel ricordo di Antonio Parmigiani, che è stato vicepresidente nazionale, Federazione Italiana Mediatori, Agenti d'Affari e presidente della sezione Spezzina. Io e la mia famiglia siamo veramente molto orgogliosi che questa iniziativa sia stata fatta in memoria di mio papà e sono sicura che lui sarebbe felicissimo di questa cosa perché veramente è stato attento agli altri nella sua vita, durante la sua vita, tant'è che ogni estate organizzava una cena di beneficenza a inizio di luglio per un bambino che stava male e per la sua famiglia, poi per altri, era diventato un appuntamento fisso che lo riempiva veramente di gioia. I testi sono stati accuratamente selezionati dalla libreria Giunti e sono rivolti a bambini molto piccoli, da 0 a 6 anni. Ringrazio tantissimo, veramente con tutto il cuore, per tutti questi libri che sono importanti per i bambini, perché poi soprattutto sono per i più piccini e qua ne abbiamo tanti di piccoli, ecco, sono prevalentemente sotto l'età scolare. Dunque ringrazio veramente di cuore per aver pensato a noi. Approfitto anche del fatto per dire che cerchiamo volontari e quindi chi avesse un pochino di tempo da dedicarci, se ci può chiamare, e così possiamo magari fare un piccolo percorso insieme. Per aggiungere vita ai giorni, e questo è il titolo del corso in cure palliative organizzate dall'associazione Libellula Onlus, che si svolgerà domani e dopodomani alla Spezia nella sala multimediale di Teleliguria Sud. Italo Lunghi.
Inizia domani alle 14.30 presso la nostra sala multimediale il corso sulle cure palliative destinato a personale sanitario e volontari, organizzato dall'associazione La Libellula Onlus. Il dottor Mario Bregnocchi ci parla della rete delle cure palliative presenti nella nostra ASL. La realtà delle cure palliative è presente nella nostra città da molti anni ed è in una fase di evoluzione e di sviluppo. Si è occupata dell'assistenza ai pazienti con malattia cronico-degenerativa in fase avanzata sia a domicilio che con la costituzione nel 2015 dell'Hospice a Sardana. Evoluzione perché da adesso è attivo anche un ambulatorio di cure palliative. Qual è il ruolo dei volontari organizzati attraverso l'associazione La Libellula all'interno di questa rete? La Libellula ha svolto e svolge un ruolo fondamentale sia nel comunicare anche al pubblico la presenza delle cure palliative e di fare un po' un salto culturale in una realtà in cui c'è bisogno di conoscere e apprendere nuovi modelli di cura. E poi anche e soprattutto nella formazione dei volontari che sono una parte importante anche dell'assistenza e ci aiutano molto in hospice. Ecco, qual è il ruolo dei volontari in una struttura di questo genere? Il ruolo del volontario è importante a completamento, diciamo, dell'assistenza che si fa. Intanto non sono dei sanitari, quindi la loro attività è quella di far compagnia, di parlare con i pazienti ricoverati, di fare piccoli servizi. Sono necessarie caratteristiche particolari per fare il volontario nell'associazione della Libellula? Le caratteristiche sono la disponibilità, la buona volontà, ma poi c'è anche una parte che riguarda un po' una valutazione motivazionale e psicologica che è svolta dal nostro psicologo, che al termine dei corsi di formazione ha dei colloqui e quindi fa una valutazione anche sull'opportunità o meno di intraprendere questa strada. Il corso di domani sarà utile anche per conoscere meglio l'associazione e la sua missione. Il libro La mia vita tra motori e campioni di Roberto Gallina sarà presentato domani pomeriggio a Ceparana all'Auditorium Cittadella degli Studi. E l'amministrazione Peracchini annuncia che prosegue il piano di pulizia straordinaria dei quartieri e il lavaggio dei portici cittadini. Sabato prossimo sarà la volta di Via Veneto, di Via Persio e di Viale Italia. Il Rotary Club istituisce una borsa di studio da assegnare ai migliori progetti originali che si riferiscano al tema La città che vorrei, sposando l'ideale visione di perseguire il miglioramento delle città sotto molteplici aspetti in un ambito di sviluppo sostenibile. Riccardo Sottanis. La città che vorrei è il tema del concorso lanciato dai Rotary Club di La Spezia e Sarzana Lerici e che riguarda un po' tutte le scuole di secondo livello della nostra provincia. Gli elaborati vanno presentati entro il 31 marzo e per iscriverci c'è tempo sino al 20 gennaio prossimo. Dottor Mario Baldini, perché questa iniziativa? È un'iniziativa rivolta a tutte le scuole e in particolare agli studenti, tutte le scuole secondarie di secondo grado, perché noi crediamo molto nella creatività giovanile e speriamo che da queste opere che verranno realizzate emergano delle idee che permettano di creare delle attività, dei pensieri per quanto riguarda il futuro della nostra città e della nostra provincia. Professor Bruno, questo è diretto ai singoli studenti ma anche alle scuole. Avete voluto invogliare proprio anche gli istituti a livello quindi di preside, di professori a concorrere a questa borsa di studio, che sono borse di studio che insomma complessivamente ammonta a 6.000 euro. Sì, intanto abbiamo voluto anche tenere poi aperta la possibilità di presentarsi in gruppo, in singoli o come scuola e con varie tipologie di elaborati in modo da permettere al maggior numero di istituti e di studenti di partecipare. Quindi
praticamente non ci sono linguaggi che siano esclusi da questo. Io penso che possa venirne fuori, non so, una composizione musicale, un tema letterario, un disegno, ma anche un piatto, chi lo sa. E proprio sull'iniziativa del Rotary Club di cui abbiamo appena sentito, andrà in onda al termine del telegiornale un TG Zoom. Sabato prossimo al Teatro Impavidi di Sarzana, Banca Generali e Associazione Alice organizzano un concerto sulle note e sulle musiche di Fabrizio De André per sostenere la lotta all'ictus cerebrale. Vediamo il servizio, le immagini sono di Daniele Rabuazzo. Sabato prossimo alle 21 al Teatro Impavidi a Sarzana un concerto sulle note di Fabrizio De André. Verrà messo in scena uno spettacolo che si chiama Forza di Essere Vento, già conosciuto in città, a cura di Gloria Clementi, che vede come cantante Pietro Sinigaglia, che vede come coro i Four Step Choir e i Franziska come appoggio musicale. E ripercorrerà in un ipotetico viaggio via mare la musica di De André. Si inizieranno, sarà un turbinio di emozioni che provocherà la musica di De André, dalle più dolci melodie alle batucada più effervescenti, diciamo. Un concerto che ha anche un'importante finalità benefica. Sì, questo concerto è nato grazie alla disponibilità di Banca Generali proprio per poter far raccogliere dei fondi per la nostra associazione. La nostra associazione, l'Associazione per la lotta all'ictus cerebrale della Spezia, ormai credo che sia conosciuta, comunque le attività che noi facciamo le facciamo grazie a queste raccolta fondi e le facciamo per la prevenzione e per poter far conoscere la sintomatologia dell'ictus. Ricordiamo ai telespettatori come fare per assistere al concerto, perché c'è ancora qualche posto libero. Esatto, o possono presentarsi direttamente sabato sera al Teatro degli Impavidi, o altrimenti noi abbiamo la prevendita dei biglietti presso Piazza Verdi numero 23, presso la nostra sede. E si è laureato brillantemente Argante Grazzini, figlio del notissimo commercialista spezzino Giovanni, amministratore di importanti società e già presidente dello Spezia Calcio. Argante si è laureato all'Università Statale di Milano nel corso di laurea in Management dell'Innovazione e dell'Imprenditorialità, discutendo la tesi Social Media Marketing, il caso San Lorenzo S.P.A. con il relatore professor Andrea Ganzaroli. Al giovane Argante, che ha ottenuto una votazione di 110 decimi, le felicitazioni di tutta Teleliguria Sud. E passiamo allo sport, alla pallavolo in serie B2 nazionale femminile, ulteriore rinforzo per lo Spezia Volley Autorev. Dalla Nottolini Lucca arriva infatti il centrale Margherita Giani. Ce ne parla Andrea Catalani. Ho 18 anni, sono di Sestri Levante e adesso gioco qui. Prima ero alla Nottolini, ma per problemi, comunque volevo riavvicinarmi a casa perché io sono sempre stata fuori casa da quando ero piccola, infatti mi sono trasferita il primo anno di liceo. Ho fatto questa scelta perché la mia passione più grande è sempre stata la pallavolo e ho deciso di iniziare a Milano, al V7, dove da piccola facevo già l'under 18 e avevo solo 15 anni. Da lì sono andata a Varese, a Urago, che è una scuola molto importante di pallavolo, soprattutto nel settore giovanile, e infatti quell'anno ho fatto il primo anno di B1. Uh-huh. E insieme alla B1 facevamo Under 18, Under 16 e con Under 16 siamo arrivati ad essere campioni d'Italia. È stato un anno pieno di soddisfazioni ma anche tanti sacrifici, infatti l'anno dopo ho deciso di riavvicinarmi un po' a casa, infatti sono andata a Genova alla Normac e lì ho affrontato il campionato della B2 da titolare. È stato un anno anche lì pieno di sacrifici perché comunque vivevo da sola, ma abbiamo fatto un buon campionato. L'anno dopo, siccome in Liguria le giovanili non sono a livello altissimo ed era il mio ultimo anno di Under 18, ho deciso di cambiare e mi sono trasferita di nuovo cambiando sempre scuola e squadra e sono andata a vivere a Chieri, che è in provincia di Torino. Mm-hmm. E qui giocavo in una B2 con cui facevamo l'Under 18, che era un progetto di giovanile che appunto ha fatto il Chieri 76, in cui era molto stimolante perché ci allenavamo tutti i giorni, molto bello. Anche lì siamo arrivati a fare le finali nazionali, siamo state campionesse provinciali e vice campionesse regionali.
E è stato bello anche perché ho avuto la possibilità di essere convocata con la Serie A e di fare allenamenti con la Serie A, quindi è stato stimolante. E invece quest'anno, poi, siccome in vista della maturità, che io faccio il liceo scientifico e quindi lo studio per me è molto importante, ho deciso di cambiare di nuovo e mi sono avventurata prima alla Nottolini e poi ho sentito il bisogno di tornare, diciamo, verso casa e per stare più vicino a me e concentrarmi sugli studi, e quindi eccomi qua. E in conclusione di Telegiornale le previsioni meteo per la giornata di domani. Cielo coperto con piogge deboli in mattinata, rapido miglioramento nella seconda parte della giornata con cielo sereno. Umidità su valori medio-bassi, venti settentrionali moderati, mare in aumento fino ad agitato, le temperature oscilleranno da una minima di 7 ad una massima di 13 gradi. Ed era davvero questa l'ultima notizia, a voi tutti come sempre l'augurio di una buona serata.